Ma ciao gente! Nel mondo ci sono moltissimi animali sicuramente, ma ce ne sono stati ancora di più prima dell'arrivo dell'uomo. Come mai appena c'è un essere umano in giro le cose o gli animali spariscono? Vabbè, non siamo qua a rispondere a domande esistenziali del genere. Oggi andremo a vedere alcuni di questi antichi fenomenali animali che i ricercatori vogliono assolutamente riportare in vita. Perché? Non saprei, forse vogliono distruggere il mondo o semplicemente dare nuovi animali da far estinguere a noi. Se quindi siete già passati dal canale Telegram e siete seduti o sdraiati o seduraiati, cominciamo anche oggi un incredibile top. Partiamo! I Moa. Erano uccelli, ma non troppo, simili a degli struzzi, credo. 9 specie incapaci di volare, vissuti in Nuova Zelanda. Tutte queste specie di moa si estinsero tra il 1300 e il 1500, sterminate dai Maori, che li cacciavano per la carne, le piume e le uova. Potevano superare i 3,5 metri di altezza e pesare oltre 230 kg. Di recente gli archeologi che esploravano un sistema di grotte sul Monte Owen in Nuova Zelanda hanno scoperto un artiglio simile a quello di un dinosauro con carne e pelle squamosa. Dopo averlo esaminato hanno scoperto che era quello di un moa di montagna estinto 3300 anni fa. Gli scienziati di Harvard hanno mappato e compilato il primo genoma quasi completo e se riuscissero a trovare altri resti, anche solo pochi, per riuscire a ricomporre questo puzzle, ci sarebbe la possibilità di rivedere uccelli giganti nelle foreste e nelle città di tutto il mondo. Aspetta, non sembra così bella come cosa detta a voce. Uro. Questa storia è un qualcosa di veramente alla Frankenstein. Sul serio, rimanete fino alla fine in questo punto e ascoltate attentamente per capire quanto la scienza sia in grado di fare. Gli Uro sono specie estinte di bovini grandi, molto grandi, diffusi in Europa. L'ultimo è morto nel 1627. Erano conosciuti anche per l'aggressività e in tanti consideravano atto di coraggio ucciderne uno. Per questo motivo e tanti altri sono spariti per sempre. Per provare il suo coraggio e la sua forza, l'essere umano a quanto pare è anche in grado di sterminare intere razze, come ormai abbiamo capito dalla storia. Comunque sia, una vacca domestica di taglia media è di circa 150 cm, mentre l'uro raggiungeva mediamente i 175 cm di altezza. Negli anni 30 i fratelli tedeschi Heinz e Lutz Heck cercarono di riportare in vita gli uro, utilizzando bovini domestici. In teoria, finché il gene di un animale continua a esserci anche solo in piccole parti, in altri animali arrivati dopo loro, allora esso non è mai estinto del tutto e si può fare qualcosa per riportarlo in vita. Così incrociarono bovini di varie razze, ma specialmente quelli da combattimento spagnoli e quelli scozzesi Highlander. Il risultato dopo tanto sudore fu l'uro rinato, o meglio il bovino di Heck, una specie che aveva molte cose in comune con l'animale originale. Stambecco dei Pirenei. Lo stambecco dei Pirenei era la sottospecie dello stambecco iberico ed è uno di quegli animali estinti in questi ultimi 20 anni, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Sopravvivevano solamente dai 7 agli 11 esemplari. Nel 1996 la lista rossa classificò lo stambecco dei Pirenei come specie in pericolo critico di estinzione. Nonostante gli sforzi, tutti i tentativi di recupero della specie fallirono. Così nel 1999 morì l'ultimo maschio. L'anno successivo, il 6 gennaio 2000, l'ultimo stambecco dei Pirenei vivente, una femmina di nome Silia, venne ritrovata morta con il collo spezzato dopo essere stata schiacciata da un albero. Cavolo, poverina. Insomma, non è andata benissimo a quanto pare. Ma 2 giorni dopo una compagnia biomedica si offrì di clonare questo animale, visto che si riteneva sarebbe stato più semplice. Per creare il clone bisognava inserire delle cellule all'interno di una capra femmina. La prima parte fu un successo e venne partorito il primo. I problemi arrivarono dopo. L'animale nacque con problemi respiratori e altre malattie che gli impedirono di vivere. Durò qualche minuto prima di morire. Ma questo voleva dire che forse un modo per clonare esisteva. Bisognava solo migliorare le ricerche e tutto il resto. Rane ornitorinco. O anche rane che rimuginano gastricamente. Sono un genere di rane estinte residenti nel Queensland dell'Australia orientale. Esistevano solo 2 specie e sono andate del tutto estinte nel 1980. O meglio, non ne sono più stati avvistati di questi piccoli animaletti in giro fino ad oggi, nonostante più di 30 anni di ricerche. Sono chiamati così perché queste rane tengono nel loro stomaco per 6 mesi le uova dei piccoli che appena sono pronti ad uscire vengono sputati fuori dalla bocca, non come girini ma proprio come adulte. Che modo strano di riprodursi. Ma ora comincia una parte ancora più strana. Dei ricercatori dell'Università di New South Wales hanno cercato di riportarne in vita uno, impiantando le cellule di una rana ornitorinco morta, che si trovava ancora dentro la bocca della madre, in stato molto giovane,
dentro l'uovo di un'altra specie di rana. Un'altra curiosità interessante è che ogni volta che la madre doveva tenere dentro le uova dei suoi cuccioli non mangiava finché non nascevano, per ben 6 settimane. Quagga. Il quagga è una sottospecie estinta della zebra delle pianure, che un tempo viveva in Sudafrica. Si distingueva da tutte le altre zebre perché aveva le caratteristiche strisce nere soltanto sulla parte anteriore del corpo. Essendo un animale facile da cacciare, è stato predato dai primi coloni olandesi e poi dagli africani, sia per la carne sia per le pelli, e destinate sia all'impiego locale che all'esportazione. Per di più erano in competizione con il bestiame degli agricoltori locali e, non essendo animali violenti, la maggior parte delle volte scappavano via e perdevano il cibo in quel territorio. Cavolo, ce l'avevano tutti con loro proprio. È estinto ufficialmente nel 1883. Dopo aver scoperto che era una sottospecie, come detto prima, della zebra delle pianure, il naturalista Reinhold Rau propose di selezionare quelle che si avvicinavano di più geneticamente al quagga e farli stare in un'unica riserva. In questo modo, nel 2004, il progetto contava 83 zebre in 11 località nei dintorni di Città del Capo. Il 20 gennaio 2005 è nato il primo esemplare dal manto sensibilmente meno striato, insomma quello più vicino al quagga, e dopo 4-5 generazioni ci si stava avvicinando sempre di più all'originale. Ovviamente non sarà mai quello di un tempo, ma è sempre un inizio. Dodo. Ed eccoci arrivati al simpaticissimo dodo, che tutti amiamo grazie ad Ark Survival, o almeno io sì. Estinto nel 1662, era un uccello incapace di volare. Si nutriva di frutti e nidificava a terra. Si estinse a causa dell'arrivo sull'isola dei portoghesi prima e degli olandesi poi. La sua storia è alquanto ironica. Secondo le ricerche, all'inizio viveva in zone dove non aveva bisogno di difendersi dai predatori, perché quasi non ce n'erano e il cibo si trovava facilmente a terra, appunto la frutta di cui si nutriva. Per questo motivo piano piano hanno perso l'uso delle ali questi uccellini. Il problema è che l'essere umano, portando nuove razze sulle loro terre che diventavano predatori feroci per questi animali, e la strage delle loro uova perché erano buone e il disboscamento, hanno annientato tutta la specie. Cavolo, poverine, per un periodo erano tranquillizzate pensando di non avere più problemi, ma alla fine un imprevisto c'è stato. Nel 2007 è stato ritrovato uno scheletro di dodo in uno stato davvero eccezionale. Così nel 2016 una biologa di nome Beth Shapiro dell'Università della California ha forse trovato un modo per far tornare in vita questa specie, ma ancora i lavori sono lunghi. La gallina della brughiera. Queste galline sono state una delle prime specie di uccelli che gli americani hanno cercato di salvare dall'estinzione. Si trovavano specialmente nel nord di questi paesi. Le persone le mangiavano spesso per la cena del ringraziamento, ma quando i numeri stavano cominciando a calare e portare l'animale vicino all'estinzione, nel 1908 uscì una legge che ne vietava la caccia. In parte funzionò, ma a causa di malattie, incendi nelle praterie e tanto altro si estinsero nel 1932. Da allora però le persone cercano di lucidare la loro coscienza e cercare di non perdere intere specie in quel modo, mai più. O almeno ci provano. Dei ricercatori stanno facendo del loro meglio per riuscire a impiantare alcune cellule nelle galline di oggi, cercando di creare uova che possano sopravvivere. E se fosse davvero possibile tutto ciò, potrebbe aprire porte a una nuova speranza per molti altri animali del genere estinti da anni. Tigre dai denti a sciabola. Se avete visto l'era glaciale come me dall'inizio alla fine della serie di film, saprete di sicuro che animale è. La tigre dai denti a sciabola è chiamata anche con il nome originale di Machairodonte. Era forse uno degli animali più fieri e feroci dei tempi. In realtà il nome non li rappresenta moltissimo perché non sono antenati stretti delle tigri di oggi come molti pensano. Anzi, quelle di oggi sono molto solitarie e i Machairodonti preferivano cacciare in gruppo. Era uno dei grandi predatori dell'era glaciale e durante un importante cambio di stagione che segnò un drastico cambio di clima portando estati caldissime, l'animale morì senza riuscire ad adattarsi in tempo. Non si sa per quale motivo, ma alcuni ricercatori statunitensi vogliono riportare in vita questo bestione, avendo per le mani dei fossili molto utili per la clonazione. Sul serio, per quale motivo dovrei volere animali del genere in giro che magari mi potrebbero mangiare vivo senza pensarci due volte? Mammut lanoso. E si finisce con questo incredibile animale andato estinto durante l'ultimo periodo dell'era glaciale, quando stava avvenendo il grande cambiamento climatico citato prima. È un parente dell'elefante africano e possedeva una pelliccia molto folta per proteggersi dal freddo estremo. Ci sono stati dei ritrovamenti grazie al fatto che siano morti in zone gelide e quindi il ghiaccio abbia conservato bene i loro resti. I ricercatori stanno pensando a una grande rinascita per loro, avendo molto DNA utilizzabile.
Vorrebbero impiantare questo DNA nelle femmine di elefante africano, ma i problemi sono tanti. Primo tra tutti il fatto che fossero animali enormi. Superavano i 4 metri e mezzo e pesavano più di 6 tonnellate. Solo per uno di loro ci vorrebbe un'intera fattoria per tenerlo. Ma per di più dargli da mangiare sarebbe una cosa quasi impossibile. Immaginate un animale di 6 tonnellate quanto deve mangiare per tenersi in forma. Con questo concludiamo. Ancora oggi moltissimi animali si stanno estinguendo senza che ce ne rendiamo conto. Chissà, forse tra un po' rimarremo solo noi umani. Ricordatevi di passare anche dal canale di gaming e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo come sempre.